Sono sicuro che i miei giocatori non volevano fare una prestazione così al di sotto delle proprie possibilità. Deluso sì, perché non. Deluso e arrabbiato con me stesso, perché probabilmente non ho saputo cogliere dei segnali che forse c'erano, ma ero sicuro di una squadra motivata, di una squadra stimolata, di una squadra che sapeva, che avrebbe potuto sfruttare un'occasione importante per tornare alla vittoria e per migliorare la classifica. Purtroppo invece la prestazione è stata molto diversa da quello che mi aspettavo. Ciao Stefano, ecco, agganciandomi a quella che hai detto adesso e pensando a quella che hai detto ieri in sala stampa, la sensazione a fuori è che l'ha spento l'interruttore di questa squadra, cioè proprio tu ieri avevi detto abbiamo mille motivazioni, partite da 5 partite in casa, 3 fuori, insomma, a parte poi la preparazione finale, invece oggi si è vista una squadra disastro da fuori, nel senso proprio come spenta come una candela, è questo che ti preoccupa in questo momento oppure no? Sì, assolutamente sì, ma vi posso assicurare, però questo va contro il mio operato, vi posso assicurare che fino a un minuto prima di entrare in campo io ho visto la squadra in questi giorni motivatissima, concentrata, attenta, sapeva che era un'occasione da sfruttare perché non vincevamo da troppo tempo, perché potevamo accorciare la classifica in avanti. Abbiamo fatto anche un buon riscaldamento, io sono sempre lì attento a guardare tutto, poi purtroppo la partita è stata troppo inferiore alle nostre possibilità a livello tecnico, a livello di ritmo, a livello di attenzione, a livello di determinazione. Siamo stati equilibrati per i primi 10 minuti, anche mettendo in campo le posizioni che avevamo preparato, poi abbiamo fatto troppa confusione e è colpa nostra, siamo noi assolutamente, solamente noi responsabili di questa brutta prestazione, questa è una brutta prestazione, i fischi ci stanno tutti e sono meritati per oggi e adesso dobbiamo dimostrare, rimboccarci le maniche e dimostrare che oggi non ha giocato la vera Fiorentina e che possiamo fare prestazioni nettamente migliori.